Rieccoci, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo qua insieme perché oggi vorrei parlare con voi dei nostri bambini. Sono sicura che tra di voi ci saranno diverse famiglie che vivono questo momento insieme a dei bambini di diverse fasce di età, sicuramente. Però ci sono delle indicazioni generali che sono davvero utili e importanti quando parliamo dei nostri bambini. Innanzitutto è necessario avere in mente che loro percepiscono e vivono il loro stato emotivo anche attraverso di noi. Quindi si interfacciano con le nostre emozioni, ci guardano, ascoltano, è come se fossero un po' degli extraterrestri, hanno sempre le antenne drizzate e anche se stanno svolgendo delle attività. E quindi per noi sono distratti, occupati nel gioco, nell'occuparsi di animali che abbiamo in casa o appunto giocare con fratellini. In realtà i loro occhi, il loro sguardo è sempre rivolto a noi, soprattutto in questo periodo particolare che sappiamo bene stiamo vivendo. Quindi può darsi che i bambini facciano fatica ad esprimere verbalmente il loro stato emotivo, la preoccupazione per i nonni, la mancanza, il senso di mancanza, la nostalgia per i compagni di classe, i timori di non rivedere più le maestre. I bambini hanno una concezione del tempo diversa dalla nostra. Quindi, tanto per farvi un esempio, mio figlio, che ormai sapete tutti, è alla scuola materna, l'ultimo anno, a volte quando chiacchieriamo, quando parliamo, ci dice: Ah, mamma, ti ricordi ieri quando eravamo al mare? Ovviamente quell'ieri si riferisce a luglio e quindi capite bene che la loro dimensione temporale è diversa. Loro non hanno la percezione di essere andati a scuola fino a 3 settimane fa e che ci torneranno, ci auguriamo tutti, il prima possibile, ma sicuramente non prima delle prossime 2 settimane. E quindi questa non è un'informazione che a loro rassicura. Quando i bambini vivono uno stato di emotivo che non sanno bene decifrare, ma è dentro di loro, macina, lo possono esprimere attraverso un comportamento. Quindi potremmo avere la percezione di avere figli, nostri figli, più agitati, più irrequieti, con maggiore difficoltà nello stare ferma, quindi se abbiamo più di 2 figli noteremo un incremento di contatto fisico, di vicinanza, di giochi di lotta, oppure mangeranno male, mangeranno magari meno, chiederanno pasticci durante la giornata, oppure il loro sonno verrà disturbato da queste emozioni. Per esempio, mio figlio appunto oggi questa notte si è svegliato 3 volte e vi posso assicurare che per me la deprivazione da sonno è incredibile, però perché non ho sbottato? Perché non mi sono arrabbiata particolarmente? Perché avevo in mente queste indicazioni importanti. Il loro mondo emotivo è sconvolto tanto quanto il nostro. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato il più possibile di rassicurarlo, di dargli sicurezza, di accarezzarlo, di stargli accanto mentre era nel suo lettino, finché ha preso sonno in tranquillità e ha dormito poi fino al mattino. Ecco, il nostro ruolo con loro è dare sicurezza. È molto importante per me che voi lasciate dei commenti e che scriviate come i vostri figli stanno affrontando questo cambiamento, se anche voi avete percepito queste difficoltà comportamentali e insieme, se lo condividete, possiamo essere di aiuto agli altri, possiamo darci delle indicazioni e dei suggerimenti utili. Quindi vi ricordo di iscrivervi, di condividere perché è utile a noi, ma nella condivisione possiamo raggiungere tante persone e essere di aiuto anche a loro. Al prossimo video dove affronteremo ancor più nello specifico le indicazioni e i suggerimenti utili da condividere con i nostri figli. Alla prossima!